Laboratorio per l'impresa sostenibile, dalla gestione delle risorse all'analisi dei dati. È il nuovo percorso formativo voluto da Confartigianato in collaborazione con il Confidi Unico e Arcos, finalizzato a supportare gli imprenditori nella gestione delle loro imprese a livello sia pratico che operativo e ad aggiornarli in merito alle più recenti normative inerenti all'accesso al credito e alle opportunità per attrarre clienti, fornitori, partner e collaboratori. Durante la presentazione presso il centro direzionale Confartigianato di Ancona, Graziano Sabattini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, hanno spiegato che si tratta di un percorso formativo gratuito, aperto a imprenditori e a chi vuole avviare un'impresa, con lo scopo di spiegare come è cambiato il rapporto con le banche, quali azioni compiere per mantenere un'azienda in equilibrio finanziario e farla crescere, quali scelte fare a seconda delle proprie esigenze. Presidente, un percorso formativo importante, un altro dei vostri punti di partenza. Sì, riteniamo formativo ma soprattutto informativo in questo caso, perché è un percorso che stiamo cercando di portare avanti per informare sulla necessità appunto anche delle piccole imprese su quelli che sono un po' il rispetto dei parametri ESG. Ormai ne parliamo molto ma fino a poco tempo fa si pensava che la sostenibilità fosse solo un tema economico. La sostenibilità in realtà è un tema molto più complesso, è un tema che riguarda appunto la parte sociale dell'impresa, il valore sociale dell'impresa, è un tema sicuramente che parte dal lato economico e per questo c'è il Confidi Unico, per questo c'è l'università in questo percorso informativo e soprattutto per cercare di far capire appunto che un'azienda è sostenibile dal punto di vista economico ma poi è importante per come si presenta l'azienda sul mercato tutta una serie di parametri che sono appunto sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Del ruolo di supporto e mediazione di Confidi ha parlato Paolo Mariani, direttore generale di Unico, il più grande Confidi del centro-sud Italia, sottolineando la necessità e la volontà di accompagnare soprattutto le micro e piccole imprese all'accesso al credito, nel rispetto di parametri imposti da normative sempre più stringenti. Un percorso formativo che ci inorgoglisce perché Confartigianato ci ha scelto, d'altronde siamo il loro Confidi, siamo uno dei più grandi Confidi italiani, con 82.000 imprese socie, quindi non possiamo non spenderci per le imprese di questo territorio, per le imprese marchigiane, per far sì che le stesse comprendano quanto sia importante avere formazione, quanto sia importante avere un linguaggio comprensibile da chi investe su di loro. Abbiamo trattato la sostenibilità dal punto di vista sociale e lo abbiamo fatto anche quest'anno con eventi specifici. Abbiamo trattato la sostenibilità dal punto di vista ambientale, spiegando l'economia circolare, ESG in generale e tutte le attività che si possono fare per le nostre varie categorie di imprese, ma anche per i privati. E ora manca l'ultima parte, quindi la parte G. Quindi la governance e quindi come un'azienda può rendersi sostenibile e dimostrare a potenziali dipendenti da assumere, partner, fornitori, clienti che fra 5 anni lei ci sarà perché tiene sotto controllo una serie di dati che oggettivamente parlano per lei. Luca Antonelli e Katia Strubolini, direttore e presidente di Arcos, la società di servizi di Confartigianato, hanno sottolineato la volontà di avviare il percorso in collaborazione con Confartigianato e Unico, raccogliendo le esigenze delle imprese stesse. Dobbiamo assolutamente dare tutti gli strumenti ai nostri imprenditori in una sfida futura che sarà sempre più impegnativa. Strumenti dal punto di vista finanziario, anche economico e gestionale, attraverso i docenti che sono in queste varie formazioni che si dipama in 6 sedute sostanzialmente. Quindi per noi è molto importante, gli imprenditori devono crescere e devono essere consapevoli dei propri processi all'interno dell'azienda. Volevo ringraziare i partner Confartigianato e Unico per questa opportunità che ci dà per la formazione per le imprese, perché è molto importante. Quindi diciamo andiamo avanti con questi percorsi formativi per noi che sono fondamentali per la crescita di nuove aziende e di aziende già esistenti. Il percorso sarà articolato in 6 lezioni lunedì dal 7 ottobre al 2 dicembre, in ciascuna delle quali saranno presentati casi studio pratici inerenti diversi comparti e settori, articolate in 2 momenti tenuti da Danilo Scarponi, docente dell'Università Politecnica delle Marche e da un referente Unico.
come sempre con Confartigianato si fanno dei corsi molto concreti e molto stimolanti, perché noi docenti cerchiamo di entrare in empatia con l'imprenditore e con i suoi collaboratori, perché questo è il taglio che diamo durante il corso. Quindi cerchiamo di trasmettere applicazioni, non nozioni. Quindi facciamo un racconto di casi, di esperienze che sostanzialmente sono già state messe a terra in aziende simili, in contesti diciamo diversi come la Confartigianato segue, che vanno da quello che è un tema di visione a lungo termine della gestione finanziaria, perché chiaramente bisogna avere questa visione, e poi via via caliamo in un percorso di gestione giornaliera della cassa delle problematiche aziendali.